Sindaco Latini, insomma, Tirreno Adriatico è partita, via le polemiche, quello che rimane è la soddisfazione per una manifestazione nazionale e non solo. Assolutamente sì, l'importante è andare veramente su quelle che sono le cose fondamentali per la città, un momento anche questo di gioia, un momento di partecipazione, non mi aspettavo neanche tutto questo interesse così vivo e pulsante nei confronti di una comunque importantissima manifestazione come questa. Credo che ce ne sia bisogno in maniera significativa, perché Terni può veramente essere un punto di riferimento per lo sport nazionale e internazionale. Quindi ben vengano manifestazioni come questa, ben vengano molte altre manifestazioni. Stiamo lavorando proprio sull'impiantistica sportiva e su una serie di iniziative per portare proprio questo come filone per il rilancio e lo sviluppo anche della nostra città. Quindi un'ottima giornata, veramente bella giornata anche per fortuna dal punto di vista meteorologico, e questo non guasta, e a parte il piccolo incidente mio alla partenza che mi è caduta la fascia quando dovevo dare lo starter, però per il resto credo che sia andato tutto bene. La sensazione del sindaco, allora, del primo cittadino in mezzo a tanti campioni che poi saranno protagonisti anche del Giro d'Italia. Assolutamente sì, devo dire che io non sono un particolare esperto di ciclismo, però si sente proprio quando si è a contatto con certe realtà, quando si è a contatto con certi campioni, si sente veramente una differenza rispetto magari ad altre situazioni. Quindi sono particolarmente contento di tutto quello che è stato fatto, il lavoro degli uffici, della Polizia Municipale, dell'assessore Proietti allo sport, di tutti quelli che hanno comunque reso possibile l'organizzazione di questa manifestazione. Tra altre cose è bello anche, sì, è vero, il gruppo dei ciclisti, no? Dei corridori, è bello anche un po' tutta la carovana, le ammiraglie, il servizio di sicurezza della Polizia Stradale, il servizio della Croce Rossa, insomma, tanti fotografi, tanti addetti ai lavori. Ma assolutamente sì, ma io aggiungerei anche bello il colpo d'occhio. Anche tanti terrani, sì. Ma tantissimo, ho visto dalla piazza tutto Corso Tacito ed era veramente una bella impressione. Però devo dire che un'altra cosa che mi ha colpito questa mattina, sono arrivato presto, anche la piazza sotto il comune, così vuota, ne ha restituito la bellezza. Noi spesso non siamo abituati a percepire la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre piazze, e invece oggi, libera da ogni veicolo, libera da persone, libera da tante cose che magari ci distraggono l'attenzione, è stata restituita in tutto quello che è veramente la sua bellezza. Ci dobbiamo abituare al bello, dobbiamo essere ambiziosi e mirare sempre a cose più belle. Grazie sindaco, buona giornata e complimenti. Grazie a voi.